Ciao fragoline e ciao fragoline. Allora, questo è un unboxing e una recensione più o meno del nuovo telefono che io ho preso al mio compagno per il suo compleanno. Allora, il telefono ovviamente è questo, il Galaxy S24. Ovviamente vi faccio vedere che cosa c'è dentro nella scatola. E lo accendiamo insieme per ovviamente installare tutti i dati, trasferire i dati dal vecchio cellulare a quello nuovo. Questo è di 128 GB. L'abbiamo preso nero perché sennò dovevo ordinarlo e ci voleva una settimana. Allora, dato che gli serviva urgentemente il cellulare perché l'altro gli si è rotto. Allora l'ho preso subito. È nero, ma è anche bello come colore. C'era, mi sembra, bianco e non so cosa. E vabbè, e l'ho preso nero. Ovviamente era in promozione, pagato 699, 700 euro. E appunto, l'ho pagato 700 euro, ma era in promozione. Però in teoria costa sui 1.300 più o meno. 1.300, mi sembra, adesso non mi ricordo. E niente, per cui adesso vi lascio la clip del telefono che ho già registrato, eccetera. E niente, fatemi sapere se anche voi ce l'avete, come vi state trovando. Ovviamente io, ripeto, io ho l'iPhone, lui gli piace il Samsung, per cui dato che siamo due persone diverse che piace cose diverse, almeno sul telefono, allora a lui gli piace il Samsung, io gli ho comprato il Samsung. Invece io ho l'iPhone, per cui calcolate che il cellulare Samsung non lo so usare. So usare più l'iPhone perché ha l'iPhone. Diciamo che ha un processore diverso di quello del Samsung, però comunque questa era la decisione. Niente, detto questo, vi lascio la clip e buona visione. Ciao! Allora, vediamo cosa c'è dentro nella custodia. Questo è di 128 giga. Ovviamente Galaxy S24 hanno detto che è buono come qualità e ho preso questo. Dentro c'è ovviamente il telefono, scelto nero perché c'era solo questo colore, se no dovevo ordinarlo, ma dato che serviva allora abbiamo preso nero, che poi è anche carino come colore, non è male. E infatti per non spaccarlo abbiamo preso la cover. Per adesso c'è solo questo. Dentro, vabbè, solite cose. C'è quello che si... Allora, prima di tutto il cavo, perché il caricatore lo devi comprare a parte, ma dato che io ce l'avevo è inutile comprarlo. Comunque qua c'è, come non male, difficile. Comunque cavo e questo per tirare via la SIM con le informazioni, le istruzioni, eccetera. Per cui non è che trovate chissà cosa dentro. Però, dato che sono curiosa di sapere com'è, allora lo apriamo. Allora, prima di tutto, tiriamo via questo. Tira via la pellicola e fare ASMR. ASMR. Adesso lo accendiamo, lo dobbiamo configurare. Io ovviamente non l'ho mai fatto, per cui lo sa fare lui, perché quello lì è l'S20 vecchio, è dato Plus. S20 Plus. Io ho preso questo per il compleanno. E
e vediamo come si fa, perché io non l'ho mai fatto, io ho l'iPhone, per cui non so, lui lo sa, io no. Dice benvenuti, inizia, no, star, Dice la lingua. esce la lingua, ma credo che è uguale all'alfano all'inizio. Facciamo così, che questo non è mezzo lì. Non so perché si vede giallo, il tavolo sembra giallo, boh, comunque. Dovrebbe uscire italiano. La Madonna. Ah, per cui devi selezionare la tua lingua. Mettere te quando esce italiano, schiacciate inizia, perché lì c'è scritto star. Benvenuti, inizia, credo. Ma tutte ste lingue te vanno. Inglese. Sembra strano che non va schiacciato lo stesso. So io come si fa. E quante lingue della Madonna È devono l'inizio. apparire? Mamma mia. Seleziona la lingua. Per cui si seleziona la lingua. Intanto scrivetemi sotto nei commenti quale telefono avete. Adesso ci vuole la configurazione con un altro dispositivo. Dispositivo Galaxy Android, perché ovviamente lui deve farlo con l'altro telefono che non è l'iPhone. Configurazione, inquadra connessione, adesso fa lo zoom il mio telefono per cui non si vede tanto bene. Connessione wifi dalla rete, ovviamente qua dice di mettere tutto, la rete, tutte le impostazioni, impostazione del telefono. Dovrebbe essere facile, intuito. Non ci metto un secondo. Mezz'ora. Ovviamente taglio qualche clip perché sennò dura troppo il video, per cui quando ci mette troppo taglio le clip. Configurazione gestore telefono. Così almeno testiamo, già che ci siamo compreso in questo video, non dico le foto e i video, perché giustamente non posso, cioè così non posso farvele vedere. Però quando fa le foto e i video, poi ve le farò vedere in un altro video, un'altra clip, così almeno testiamo insieme. Oppure ve le metto dopo quando le fa, ve le metto sempre in questo video. Dipende quanto durerà questo. Di solito ci vuole mezz'oretta. Ma a certe volte anche di meno. Verifica informazioni. Recupero dei dati. Tutte queste cose qua. Io non riesco a star ferma perché le zanzare mi fanno grattare. Comunque. Connessione. Connetti a una rete. Cui c'è parti tariffari, configura in poche impostazioni QR. Devi scegliere una di queste.
Adesso devi mettere i dati che ha dell'altro telefono su questo. Per cui trasferisci i dati con Wi-Fi, che poi sembra uguale il telefono, ma in realtà è diverso. Sembra molto più piccolo. Più piccolo, questo è l'S24, questo è l'ultimo, è l'S Plus questo. Per quello è più grande quello. Sempre se è preso il Plus io. 25 minuti ci vuole. Ma c'era scritto che pagavi. Comunque trasferisci tutto. 25 minuti adesso, mi attendo. C'è scritto. Adesso Sto fai sì. cavolo. Io devo dare tutto quello che volevo, non so quanto ci mette. Vabbè, ma tanto vi faccio vedere questo e poi dopo riprendiamo l'altra clip, perché sennò già 9 minuti è già tanto. Comunque, intanto che trasferisce tutto, ci vediamo dopo appena ho finito. Allora, poi ovviamente ti dice di mettere il viso, il PIN, eccetera, però vabbè, questo lo fa più tardi perché comunque devi inserire la password oppure mettere la facciata del viso. Cioè la faccia del tuo viso. Scusate se sentite rumore, ma sono i vicini che fanno casino. Comunque qua selezioni, credo, le applicazioni da mettere dentro, quello che hai sul telefono. La Madonna, quante cavolo ce ne sono. Ci credo che ci mette 25 minuti se carichi tutti questi. Cioè lui sull'altro telefono ha 50 milioni di applicazioni, che adesso che io gli ho preso quello da 128 È uguale. gigabyte, È uguale, non c'è. scommetto che non gli bastano neanche giga. Questo è uguale a quello, Yes. 128. Anche quello è 128. Ma sta facendo ancora. Sì, perché deve. Cioè, guardate quante No, applicazioni qualcuno me ha. l'ha inserito lui, questo me l'ha inserito lui, quello me l'ha inserito lui. Però comunque, cioè, quante applicazioni ha lui, per farvi capire. Ed è un maschio. Un maschio, per cui guarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè 6 schermate solo di tutte queste applicazioni qua. Adesso si sta ancora facendo, perché qua c'è trasferimento ancora, per cui ora che si fa. Appena finito vi faccio vedere appunto la telecamera e il video, vediamo com'è. Allora, vediamo le foto. Queste sono tutte le app che ovviamente ho installato, come dicevo prima, eccetera. E vediamo dov'è la foto, camera, galleria. Galleria, no, qua ci sono tutte le foto. Ma povero me, non lo so usare questo telefono perché io uso il mio iPhone, per cui i Samsung non li so usare. Comunque, proviamo a vedere. Allora, ovviamente è buio, per cui non è che. Puoi vedere molto. Comunque c'è questo. Ah, lo mette, lo ingrandisce.
fa il 3, arriva a 10, no, a 30, no, arriva a 3, per cui questo è lo zoom che fa, vediamo, sì, questo è 1 per, poi vediamo, allora, poi sopra ci sono tutte le info, il flash, credo uguale alle altre cellulari, poi c'è il ritratto, anche questo al ritratto, fotografie, quello l'abbiamo visto, e i video uguale alla foto, e poi c'è altro c'è cibo, notte, rallentatore, doppia registrazione, scatto singolo, video pro, panorama, eccetera. Ovviamente adesso che è buio non si vede niente, però se io scatto una foto, vediamo, se io scatto una foto, vediamo come viene. Allora, ovviamente, allora, nel telefono dove sto registrando si vede male, perché giustamente sto registrando al buio, ho solo le luci accese, per cui sembra che il tavolo è giallo, invece no, però vi assicuro che si vede bene la foto. Poi se fai lo zoom ancora bene, per cui sembra buona da vedere. Adesso lo cancello perché vabbè. E allora, per cui a fine video vi metto le foto che abbiamo fatto, così almeno capisce, e cioè capite, e poi un pezzo di clip di video come registro. Quindi niente, a fine video vi metto le foto e video, e ovviamente qua è tutto da vedere, perché da programmare, da vedere tutti i tasti, perché giustamente io, ripeto, so usare di più l'iPhone che il Samsung, però da vedere le foto sembra ottimo. E c'è anche modalità notte e non è male, non è per niente male, solo che allora, se registro si vede malissimo, però se invece ce l'avete dal vivo il cellulare, vi assicuro che si vede bene. Però vabbè, detto questo, vi lascio le clip delle foto di come vengono e i video, così almeno sapete.